Sicuramente vorresti sentirti una persona completamente rinnovata, riposata, fresca e con molto entusiasmo, vero? Ma ci sono cose che a volte possono essere presenti nella tua vita e ti portano via quella tranquillità, quella pace, quella serenità così desiderata. Per questo motivo oggi vedremo 5 ladri della tua serenità che oggi puoi eliminare dalla tua vita. Ciao, io sono Veronica e se per te va bene, cominciamo. Un primo nemico della tua calma è la stampa scandalistica, cioè tutto ciò che si basa sul sensazionalismo. Qui apro un parentesi per dire che mi riferisco al tipo di stampa che in inglese si dice yellow journalism. Qui in Spagna diciamo stampa gialla, ovvero prensa amarillista, però non sono sicura se anche in Italia lo chiamano così. Lasciatemi nei commenti se in Italia si dice stampa gialla oppure no. Il punto è che si tratta di un tipo di stampa che non informa, alla fine si tratta di informazioni inutili che rubano il tuo tempo e la tua energia. Lì più che informazioni sono informazioni distorte, manipolate, dove l'ultima cosa che interessa è informare. Piuttosto cercano di impressionare e di risvegliare la disperazione o l'angoscia delle persone per monopolizzare l'attenzione e quindi tenere le persone agganciate più a lungo. Ma questo non fa altro che aumentare i tuoi livelli di stress, scoraggiarti e aspirare un sacco della tua energia. E tu potresti dire o pensare: no, questo a me non mi fa male, non mi colpisce, ma la verità è che sì, ti colpisce, perché è impossibile ascoltare notizie negative e allo stesso tempo pensare a qualcosa di positivo. È molto improbabile che tu senta che oggi X numero di persone hanno perso il lavoro e che da quella notizia tu inizi a pensare in termini di abbondanza e di prosperità. È impossibile guardare immagini di guerra o di disastri e fare un respiro profondo mentre si prova tanta pace e tranquillità. È impossibile. Se tutto il tempo stai vedendo qualcosa di negativo e ascoltando cose negative, come pensi che si sentirà il tuo corpo? Come pensi che si troverà la tua mente? Calma e serena? Sicuramente no, vero? Va benissimo informarsi, informati, ma poi passi a qualcos'altro, ai tuoi progetti, ai tuoi sogni, ai tuoi obiettivi, sia che si tratti di iniziare a mangiare sano o di sviluppare una nuova abilità, o semplicemente di rilassarti e sentirti bene con te stesso, di prenderti cura di te stesso, di fare qualcosa che ti piaccia, che ti nutra, che ti ispiri o che ti rilassi. Un secondo ladro della tua tranquillità sono le ipotesi. Ipotesi del tipo: e se questo accade, e se accade l'altro, e se non riesco, e se non posso, e se non trovo. Ipotesi, ipotesi, ipotesi. E facciamo 50.000 congetture, teorie, anche apocalittiche a volte. E naturalmente è vero che pensare a ciò che potrebbe accadere è utile e funzionale, ma lo è quando si agisce su di esso, ma non è funzionale quando si viene sopraffatti da tanto rumore mentale. E poi le cose rimangono le stesse. È positivo prepararsi, ma l'ideale è trovare un sano equilibrio. E il sano equilibrio è essere pronti ad affrontare qualsiasi eventualità, ma poi nel quotidiano prendere le misure necessarie secondo le circostanze attuali. Altrimenti tante ipotesi e ipotesi solo ti portano ad annegare in un bicchiere d'acqua. Se qualcosa che si trova nelle tue mani, qualcosa che puoi fare, modificare, preparare in anticipo, fallo, certamente, altrimenti è meglio usare la tua energia, il tuo tempo e la tua concentrazione su ciò che puoi controllare ora e che inoltre sia utile adesso. Un terzo ladro della tua pace e della tua serenità sono le distrazioni. Se
serie, podcast, video, newsletter che non ti offrono nulla di utile, che non ti portano alcun valore e non ti insegnano nulla e non ti motivano nemmeno. Inoltre su internet ci sono contenuti che non solo occupano una gran parte del tuo tempo, ma ti fanno sentire addirittura male con te stesso. Il mio invito è il seguente: disiscriviti da tutto. Sì, da tutto. Hai sentito bene, anche da questo canale cancella tutto, tutti i canali di YouTube, Instagram, Facebook, newsletter. E dopo una settimana iscriviti di nuovo, ma questa volta in modo consapevole, soltanto su quello che davvero vuoi seguire. E noterai che prima ricevevi per posta una ventina di newsletter di cui solo una o due erano interessanti e ti davano valore. Lo stesso con altri account, solo l'1, 2 o 5% al massimo aggiungeva valore alla tua vita, il resto era solo rumore. E vedrai, mio caro amico, mia cara amica, come ti sentirai molto ma molto meglio con meno rumore. Il quarto ladro della tua tranquillità sono le relazioni che non ti portano nulla. Anche qui ti suggerisco di eliminare tutti i contatti che hai sul tuo telefonino e anche sul tuo WhatsApp, assolutamente tutti. E una volta che avrai zero contatti, soltanto lì scegli consapevolmente chi aggiungere. È una cosa ideale da fare almeno una volta all'anno. E puoi trovare un po' spiattato o addirittura crudele farlo, ma in realtà se ci pensi bene, è più spiattato lasciare che le persone che non ti vogliono bene ti rubino il tuo tempo per stare con le persone che sì ti vogliono bene veramente. Oppure a volte per educazione, educazione tra virgolette, diciamo sì a persone alle quali vogliamo dire di no. E diamo un sì per evitare a tutti i costi quel no. Ma ci dimentichiamo che ogni volta che diciamo sì a qualcosa, comunque diciamo no a qualcos'altro. Ogni volta che dici sì di passare del tempo con qualcuno con cui non desideri completamente, stai dicendo no per passare del tempo con una persona che sì vuoi bene e che ti ama. Inoltre, passare del tempo o scriverti su WhatsApp con persone con cui non ti senti al tuo agio è ingiusto anche per quell'altra persona. E ti chiedo, ti piacerebbe che qualcuno passasse del tempo con te o ti scrivesse su WhatsApp solo per noia, perché non ha altro da fare, perché si sente costretto a farlo o in dovere? Non ti piacerebbe, vero? Quindi vai avanti con questo esercizio, rimuovi tutti i contatti e quando sarai a zero contatti inizi ad aggiungere solo le persone che senti con il tuo cuore che vuoi avere tra i tuoi contatti. La pace e la tranquillità che ti porta questo è enorme. E sai perché? Perché porta coerenza nelle tue relazioni e nella tua vita. E infine il quinto ladro della tua serenità è il pensiero negativo ricorrente. Il pensiero negativo ricorrente prima o poi ti fa pagare il conto ed è un problema presente nella vita di milioni di persone. Ed è normale avere pensieri negativi perché la tua mente non cerca rovinarti la tua vita, vuole solo che tu riesca a sopravvivere e per questo cerca di identificare possibili minacce in modo che tu possa prepararti e sopravvivere. Per questo è importante capire come funziona la tua mente e chiederti se il pensiero che stai avendo è giustificato o no. Chiediti se quello che stai pensando è vero al 100%, perché a volte saltiamo a conclusioni che non hanno nulla a che fare con la verità. E poi metti alla prova quel pensiero, analizzali, cerca prove contro queste affermazioni che non ti stanno aiutando. Pratica mindfulness per rendere la tua mente una tua amica, un'amica, un'alleata che ti aiuterà a vivere meglio e sentirti bene con te stesso ogni giorno. E se tu sei una di quelle persone che hanno difficoltà a gestire i pensieri negativi e ripetitivi e non sai come fare, allora non preoccuparti, mio caro amico, mia cara amica.
perché è per questo che ho dedicato un video intero a questo argomento. Quindi, se questo aspetto non lo hai ancora risolto, puoi andare a vedere questo video. E infine, fammi sapere tu cosa ne pensi sotto i commenti. Io ti mando un abbraccio dal profondo del mio cuore. A presto, ciao!